Anche oggi al Salone del Camper si è registrata una buona affluenza dei visitatori che fino all'orario di chiusura ancora affollavano i vari padiglioni per vedere le novità esposte in fiera. E questo è il momento del Camper Mag News Live, ben ritrovati. Quest'anno, quindi, già dai primi giorni di apertura del Salone, possiamo parlare di record di presenze. Ma il Salone del Camper non è solo esposizione di veicoli ricreazionali, ma anche un'occasione di confronto e di proposte per scoprire nuove mete e itinerari. Non a caso, presso la Sala Goral Padiglione 4, si è tenuto un interessante convegno organizzato dalla rivista Plein Air, da oltre 45 anni il mensile di riferimento di chi ama le vacanze in libertà, dal titolo I percorsi di Plein Air. A moderare gli interventi dei relatori, la giornalista Michela Bagatella, che nell'ordine ha dato la parola ad Antonio Barone, direttore dell'itinerario culturale del Consiglio d'Europa La Rotta dei Fenici, a seguire Bruno Biserni, presidente GAL L'Altra Romagna, e Vittorio Messina, presidente nazionale Assoturismo Confesercenti, che adesso ascoltiamo ai nostri microfoni. L'obiettivo è quello di far fruire il territorio siciliano sotto occhi diversi e sicuramente con una dimensione in una dimensione diversa. Praticamente mettiamo in circuito quelli che sono i parchi naturali, quindi la Sicilia non più vista con il teatro di Taormina, con la Valle dei Templi di Agrigento, piuttosto che con le chiese dell'immenso patrimonio di Palermo, ma vista attraverso un paesaggio diverso, attraverso un turismo diremmo quasi esperienziale, un turismo da vivere per cogliere quella che è l'identità di un popolo, ma soprattutto l'identità di un territorio. E oggi abbiamo presentato qui assieme a En Plein Air un opuscolo di 96 pagine che è una guida sulla Romagna, meglio ancora l'altra Romagna, la parte collinare montana della Romagna, 96 pagine, 31 comuni, 295 foto, aree sosta per camper, aree attrezzate, agricamper sarebbero gli agriturismo per camperisti, cioè tutto quello che si può fare nei nostri territori. È stata poi la volta di Merida Giordano in rappresentanza dell'assessorato territorio e ambiente della Regione Sicilia, Ornella Infantellina, commissario straordinario del Parco Fluviale dell'Alcantara. Interessante anche la presentazione del direttore dell'Ente Nazionale Ceco per il Turismo, che ha parlato della sua terra, la Repubblica Ceca. La discussione ha poi affrontato i temi legati anche al movimento Turismo del Vino in Emilia Romagna. Le conclusioni sono state affidate a Giancarlo Dell'Orco, Destination Manager della Federazione Europea Itinerari Storici, Culturali e Turistici, e a Michele Boscagli, presidente dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, che adesso ascoltiamo ai nostri microfoni. Beh, diciamo, la nostra associazione rappresenta quasi tutto lo stivale italiano. Il territorio da dove provengo io, la Toscana, è sicuramente uno di quelli protagonisti, ma voglio dire anche altre regioni, dalla Sicilia fino al Piemonte, hanno questa tradizione della ricerca e della cavatura del tartufo, che per noi è un momento importante, non solo di tradizione gastronomica, ma tradizione culturale. È una tradizione che si tramanda da centinaia di anni e che stiamo provando a farla riconoscere come bene immateriale UNESCO. Un sogno quello di zia Caterina, all'anagrafe Caterina Bellandi, che si è realizzato. Infatti, proprio al Salone del Camper ha ritirato le chiavi della speciale casa viaggiante dei suoi supereroi, un motorhome della Laika. E proprio grazie a questo taxi home, o meglio kick home, come l'ha voluto chiamare zia Caterina, tanti bambini affetti da disabilità motorie dovute a patologie oncologiche potranno giocare e vivere l'emozione di un viaggio verso luoghi e paesaggi altrimenti irraggiungibili. Il progetto è stato reso possibile grazie ai tanti che hanno sostenuto Milano 25 Onlus, attivando così una catena di solidarietà inarrestabile. Sì, l'idea era quella di far vivere i nostri supereroi anche in terra attraverso quotidiane esperienze che sono condivisibili, quindi viaggiare in Kiko significa farlo vivere con noi ogni giorno. Kiko è nato al cielo a novembre di 2 anni fa, ma è anche qua con noi e con la guarigione di Super Kami, e insieme ad ogni bambino che può fruire fisicamente di questa gioia, lui fruisce dal cielo, anzi lui ci guida attraverso le strade, un navigatore celeste che non si perde mai, neanche nelle curve, nei posti bui. Lui c'è già, se sempre il GPS è un GPS celeste, quindi Kiko ci guiderà a non aver paura di incontrare paesi che non conosciamo, gusti che non ci fanno paura, e sembreranno quotidiane passeggiate. Ve l'avevamo anticipato nei giorni scorsi che nel nostro TG ci sarebbe stata una novità. Lo abbiamo scoperto 2 anni fa proprio in fiera, quando per la prima volta raccontammo del fenomeno dei full timer. Ma chi sono i full timer? Lo facciamo dire al diretto interessato, Cristiano Fabris, meglio conosciuto come il Bubris. Cristiano, ci sei? Ciao Carmen, sì, ci sono, vi sto trasmettendo dal Salone del Camper, o meglio dal parcheggio del Salone del Camper,
Chi sono i full timer? Sono quelli che hanno scelto di vivere e lavorare in camper. Hanno trasformato il camper nella propria casa, nel proprio ufficio, in quello che è esattamente 365 giorni di vita in camper. Vuoi raccontare di che cosa ti occuperai nei prossimi giorni? Questa settimana vi porterò in giro per i padiglioni e negli stand a scoprire le novità che sono presenti al salone del camper. Non solo camper, ma caravan, tenda, tempo libero, accessori. Insomma, andremo a curiosare un po' in giro negli stand. Va bene Cristiano, grazie, con te ci ricolleghiamo domani. E con questo è veramente tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento con il Camper Magnus Live. Arrivederci.